Qualche giorno fa ho realizzato un video sul Play Store, su Chrome OS e sui Chromebook e vi ho anticipato che avrei realizzato una guida, una breve guida in cui spiegare come gli amministratori possono attivare il Play Store sui Chromebook. Infatti potrebbe succedere che una volta effettuato l'accesso sul Chromebook con il proprio account G Suite Workspace non si sia in grado di visualizzare il Play Store e quindi deve essere l'amministratore a intervenire. Cosa deve fare l'amministratore? Deve andare a impostare due cose fondamentalmente. La prima cosa da fare è dalla console entrare su applicazioni, andare su servizi Google aggiuntivi e andare a selezionare Google Play attivo per tutti. Ovviamente per tutti vuol dire che dobbiamo selezionare l'unità organizzativa principale. Ma questo non basta. C'è un'altra operazione da fare. L'altra operazione consiste nel consentire l'installazione delle app Android su dispositivi Chrome OS. Per fare questo bisogna andare su dispositivi, quindi su Chrome, app ed estensioni, utenti e browser. A questo punto si verrà reindirizzati in questa schermata di cui parleremo in un altro video e che serve fondamentalmente a installare, a preinstallare o a consentire l'installazione delle applicazioni Android ma anche delle estensioni di Chrome. Ma al momento questo non ci interessa. Quello che ci interessa invece per consentire agli utenti di utilizzare il Play Store è andare qui sulle impostazioni aggiuntive, assicurarci di selezionare la unità organizzativa principale e su questa prima impostazione, app Android su dispositivi Chrome, assicurarci che sia selezionato consenti. Ora nel mio caso consenti è già selezionato, quindi non dovrò fare nulla, ma nel caso in cui non fosse selezionato dovrò andare a cliccare su OK e a salvare in un secondo momento. Quindi, una volta effettuate queste operazioni, accedendo al proprio utente G Suite sul Chromebook, come vedete da queste immagini, partirà automaticamente l'installazione del Play Store. Sarà necessario attendere un po' a seconda del tipo di connessione che abbiamo. E una volta terminata l'installazione, sarà sufficiente andare a controllare nelle app del Chromebook. Come vedete compare il Play Store, che può essere posizionato nella shelf in basso, lanciato, e come avete visto dal video precedente chiaramente si tratta di un Play Store gestito, quindi non ci sono tutte le applicazioni che di norma troveremmo sul Play Store di un account gmail.com, ma solo quelle che sono state consentite dalla scuola. Nel prossimo video andremo a vedere come consentire l'installazione di applicazioni o come forzarne appunto l'installazione.